Ben ritrovati al Caffè Amaranto, nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo in camera i tre punti senza giocare e guadagna qualche posizione approfittando del passo falso del Siena, di quello della Provercelli, aggancia la Provercelli che però deve ancora avere i tre punti del proprio Piacenza. Insomma, la classifica è cortissima, in teoria l'Arezzo potrebbe cercare anche di arrivare terzo, anche se quattro punti in tre partite non sono facili da recuperare, perché arrivando terzi si accederebbe direttamente alla fase nazionale dei playoff, saltando quindi i playoff iniziali che sono all'interno del girone. Io saluto e ritrovo con grande piacere Martino Gianni. Ciao Martino. Buonasera a voi. Allora, l'Arezzo viene da questa grande prestazione di Alessandria che ha ridato sicuramente morale, perché è stata una bella prestazione anche esteticamente parlando, ma ha fatto vedere un Arezzo insomma in crescita. No, vabbè, ma l'Arezzo, a parte i risultati prima della trasferta di Alessandria, comunque è una squadra che è temibile, è una squadra che gioca bene, guidata molto bene dal canto, quindi la prestazione di Alessandria è stata la riprova che comunque incontrare l'Arezzo non è facile. Non a caso poi l'Alessandria, dopo la sconfitta dell'Arezzo, è andata a giocarsi il derby a Novara e è uscita vincitrice, quindi la prestazione dell'Arezzo ad Alessandria è quella con il punto esclamativo. È un punto esclamativo importante. Sull'arrivare terzi, quattro punti al Pisa, secondo me non si recupera, no. No. Quindi comunque bisogna accontentarsi almeno di un quarto posto. Sì, va bene, oggi come oggi ci sono squadre più attrezzate dell'Arezzo, ma comunque quando entreremo nei playoff, chi incontrerà l'Arezzo avrà sempre dei grossi difficoltà, perché è una mina vagante e non è facile incontrarla, e ripeto, ora come ora è una squadra che nessuno vorrebbe incontrare, quindi magari non arrivi direttamente nelle fasi finali, passerai da più partite, però la squadra è in salute. E poi la fattezza dei gol che si è visto fare Alessandria, ragazzi, è da categoria superiore. Ecco, questo infatti il dibattito, che è bellissimi gol, l'Arezzo gioca a calcio, una delle poche squadre, non vorrei dire l'unica di questo girone, probabilmente sì, che gioca in questo modo, poi gli altri non lo sappiamo, che non so, tu le guardi qualche partita anche degli altri gironi. Sì, io la guardo e dico la verità, onestamente per quello che abbiamo visto, io credo che, ma non lo dico per campanilismo, è chiaro che una parte del cuore ti porta a dire questo, però l'Arezzo è quella che secondo me, per quello che ha fatto vedere in televisione, è la squadra che gioca la migliore di tutti. Anche se, come al solito e come oramai era diventato un trend nelle ultime partite, il finale dell'Arezzo è sempre la sofferenza. Una squadra che anche in vantaggio di tre gol, dal recupero che ha fatto il Siena ad Arezzo, l'Arezzo ha sempre sofferto poi negli ultimi minuti. E anche Alessandria l'Arezzo ha sofferto. Lì c'è stata la grande paura in quei secondi, minuti finali, perché sembrava di rivedere il replay. Un film ci ha visto. Tra, guardando la classifica, ipotesi Pontedera, Novara, Propatria potrebbero essere, facendo un gioco di proiezioni in base al piazzamento, difficile che tocchi il Siena per le posizioni, almeno che attualmente ci sono in classifica al primo turno, quale preferiresti? Ma io onestamente al primo turno vorrei incontrare il Siena, proprio per prendersi una bella rivincita, perché l'Arezzo è nettamente superiore al Siena. Se loro hanno lottato per poter salire di categoria con questo organico qui, secondo me facevano una grossa fatica a salvarsi. Quindi c'è questo dente avvelenato, c'è questa rimonta che il Siena ci ha fatto perdendo sul 3-0, che magari li fa entrare in campo un pochino più, quel pizzico Spavaldi, e l'Arezzo li può castigare. Io, se ci fosse Arezzo-Siena, mi piacerebbe, ecco. Due partite strane, perché all'andata l'Arezzo finì 9 sullo 0-0 con anche un calcio di rigore fallito e parato da Pelagotti, e al ritorno, come hai detto, l'Arezzo vinceva 3-0 all'81esimo, è incredibile, no? Due rigori questa volta per il Siena. No, nelle due partite l'Arezzo ha dimostrato di essere nettamente superiore, e anche le contromisure prese dal Siena, specialmente ad Arezzo, avevano dimostrato che se l'Arezzo gioca come sa e se segue bene le indicazioni del mister, Arezzo lo può eliminare il Siena, quindi mi piacerebbe come sfida.
più che con la propada, sono quelle squadre ostiche che magari si chiudono, ti ripartono in contropiede, se segni, e con il trend delle ultime partite, con questa paura anche per noi, e poi è difficile recuperarla, magari la recuperi però con sofferenza. Invece col Siena te la giochi a viso aperto, quando la Lazio gioca a viso aperto è temibile. Sentiamo la prima parte della conferenza di Dal Canto di qualche giorno fa, prima ancora che si giocasse questo turno con l'Arezzo che riposava. Sentiamo queste prime dichiarazioni di Dal Canto che ad esempio parla anche delle sue scelte in difesa, cioè della scelta di Borghini per Pinto, e lui dice ogni giocatore deve giocare insomma nel suo ruolo legato al piede naturale, perché ha detto io quando giocavo e mi trovavo fuori posizione non davo il massimo. La sentiamo. Ma credo che se ne siano già dette di tutti i colori. In generale ci auguriamo tutti che i controlli siano più severi per gli anni a venire, perché alla fine succede che vanno a mancare posti di lavoro un po' per tutti, quindi è l'aspetto più denigrante della cosa. Speriamo che insomma, ce ne siano sempre meno di casi di questo genere qua. Ecco, tre punti che comunque sono importanti a poche giornate dal termine dell'obiettivo a questo punto, insomma, di arrivare più in alto possibile, no? Sì, l'avevo detto prima di Alessandria, che se avessimo vinto posticipo di lunedì ci saremmo presentati a Chiavari a 58 punti e sarebbe stata l'ideale, ecco, per tentare di finire poi che le ultime tre gare, tentare di rosicchiare qualche posizione in classifica, anche se non vedo scontri proibitivi per quelle che concorrono con noi sopra. Poi credo sempre che nel calcio le partite vadano giocate, di scontato non c'è mai niente, oggi uno si aspetta una cosa e invece poi ne viene fuori un'altra. Ci auguriamo che qualcuno logicamente si inceppi per tentare di approfittarne noi nelle tre partite successive, anche se dopo è vero che noi giovedì andiamo a Chiavari con Lentella, quindi non è che abbiamo una passeggiata di salute, però è anche vero che la squadra, lo dissi per fortuna in tempi non sospetti e non dopo che ho vinto, che la squadra comunque stava bene, prima o dopo avremmo ritrovato la via della vittoria, perché è il normale corso delle cose. Ci può stare pure che non avessimo vinto ad Alessandria, non sarebbe successo niente dal mio punto di vista, nel senso che comunque la squadra ha sempre fatto quello che doveva fare, prima o dopo sarebbe tornata ai tre punti. Meglio che sia stato imminente sto fatto qua, perché ci consente di covare ancora speranza di agganciare qualche posto utile, migliore di quello che abbiamo adesso. Ecco, lunedì in trasmissione nella Mare Sopra, come nel senso che allenatore dell'Arezzo che ha vinto l'ultimo campionato sul campo praticamente nel 2003-2004, che tra l'altro le posso dire ha molta stima nei suoi confronti, dice l'Arezzo gioca veramente bene, in merito anche dell'allenatore, dice questo non c'è dubbio, ha sottolineato i tanti aspetti positivi della prestazione di Alessandria e del campionato dell'Arezzo, e il problema che è quello che tu sai meglio di tutti perché alleni questa squadra, che è della mancanza di fisicità, no? Per esempio adesso anche con Alessandria ha sofferto molto nel gioco aereo. Ma abbiamo preso l'ennesimo gol su palla inattiva, non mi piace neanche più tornare sul discorso, non per voi, nel senso che comunque è una deficienza grossa. Noi ci alleniamo un giorno specificatamente su questo aspetto qua e alla fine vediamo che non basta, perché se bastasse allenare una cosa per risolverla, deficienze in una squadra di calcio non ce ne sarebbero mai e sarebbero tutti perfetti, invece abbiamo questo difetto di struttura. Oltre che al difetto di struttura, qualche volta ce l'abbiamo pure d'attenzione, perché ho capito che qualcuno è più alto e più grosso di noi, però ogni tanto si può essere pure scaltri, furbi, maliziosi, mestieranti, invece noi siamo bambinetti alle volte nel gestire questa cosa qua. Un po' lo dà l'età dei giocatori, un po' lo dà l'attitudine dei giocatori. Vi ho detto spesso che non a caso i campionati li vincono le squadre che annoverano tanti giocatori abituati a vincerlo. Ecco, io dico sempre ai miei che sarebbe ora che qualcuno di loro cominciasse a diventare un giocatore abituato a vincere i campionati. È chiaro che dobbiamo partire da questo, anche se è difficile, però insomma, ho fatto per dire che comunque ci vogliono giocatori abituati a sopportare certi tipi di pressioni, certi tipi di ambienti, certi tipi di esigenze, certi tipi di pretese.
più si sale di livello, più la piazza sale di livello, più queste cose qua succedono, quindi chi ce n'ha di più c'ha un vantaggio. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto, abbiamo sentito prima la prima parte di questa conferenza stampa di Dal Canto. Lorenzo adesso sarà chiamato Martino ad andare a giocare contro l'Entella, che ha perso tante certezze perché adesso ha solamente un punto dal Piacenza e il gioco dei recuperi vuole che l'ultimo recupero dell'Entella sia proprio con il Piacenza, e quindi è una, praticamente quasi una finale. Sì, sì, sembra un film di Alfred Hitchcock. Però io credo che l'organico effettivamente dell'Entella è un organico che è superiore in questa categoria, però l'Arezzo ha dimostrato che noi andremo a giocarcela, vengono da una sconfitta, quindi questa paura che il Piacenza poi li possa sorpassare proprio nel rush finale può giocare a nostro favore. Io non partirei sconfitto perché, ripeto, ora come ora incontrare l'Arezzo non è, come si dice Arezzo, un buco negli occhi per nessuno, quindi vediamo, giochiamo, partiamo, andiamo a Chiavari e vediamo. In questi casi cosa si dice, considerando che poi non ci sarà più alla fine del campionato quella sosta tra la fine del campionato e l'inizio del playoff, prima passava, adesso praticamente si torna in campo quasi subito. Che cosa, quando hai comunque la certezza già di fare playoff, questo è un po' il quesito che ci si fa sempre quando si arriva a questo punto, cioè è meglio badare a comunque rimanere in palla e cercare di migliorare la classifica per quanto sia migliorabile, come dicevi, perché comunque il Pisa ad esempio affronta, c'è il derby col Pontedera, un derby, quindi magari una gara anche insidiosa, Pontedera che è abbastanza tranquillo di mantenere la sua posizione a 5 punti di vantaggio sull'Alessandria. Quindi continuare comunque a giocare come, ecco, se non ci fosse un domani, o cominciare a fare anche un certo lavoro, l'avranno già fatto peraltro l'Atletico, anche finalizzato ai playoff. No, ma per la gioventù che ha l'Arezzo, io credo che devi rimanere, anzi più ci sono queste partite dove ti tengono la corda in tiro e più secondo me l'Arezzo prosegue nella sua condizione sia psicoatletica forte come ora, quindi, ma io continuerei, fossi Dal Canto o la società, continuerei a giocarmele tutte proprio per tenere ritmi alti, la concentrazione. Ripeto, l'Arezzo è una squadra fatta di giovani, quindi avrei più paura fosse il Piacenza, una squadra che è una squadra esperta, che comunque quando trova una gioventù, specialmente con il clima più caldo, possono entrare più in crisi. Io manterrei questo status quo. Di solito quando c'è un allenatore che fa bene, di solito già di questo periodo si cominciava a dire rimane, non rimane. Stranamente ancora questo dibattito non si è aperto. No, sembra che Dal Canto abbia un contratto per altri 2 anni con l'Arezzo, che sia stato fatto un progetto. Dopo da qui a vedere se il prossimo anno l'allenatore dell'Arezzo sarà sempre Dal Canto, ce ne corre. E poi più che altro bisognerà che ci siano delle certezze societarie per far sì che questo progetto con Dal Canto possa proseguire, perché è un allenatore che è sulla bocca di molte società, anche più blasonate o piazze più importanti di Arezzo, anche se questi 2 anni di contratto qualcosa vorranno dire, però non essendo dentro, non sapendo nemmeno cosa c'è stato messo in questo contratto, io ho più paura che sia la società che magari fa più fatica a proseguire questo programma creato, e so che Pieroni gli ha fatto una corte spietata per averlo, quindi qualche parola l'avranno spesa, e quindi l'augurio è quello che Dal Canto rimanga e che il progetto Arezzo possa andare avanti. Intanto quest'anno hai messo delle basi, hai valorizzato molti giovani, quindi anche nelle società di serie A o di serie B che possano avere dei giovani che possono interessare alla squadra Amaranto, è anche più facile che queste società poi li mandano qui a fare ossa e esperienza, perché l'hai fatti giocare, si sono fatti un nome. Ripeto, non solo noi stiamo parlando così, io anche con dei clienti che non sono di Arezzo, tutti mi parlano, dice però io l'ho vista in televisione, è una squadra che gioca bene, ma nonna.
è una squadra che ha un'idea di gioco e la sa esprimere in campo, quindi se rimane d'accanto siamo tutti felici, questo è poco ma sicuro. E allora sentiamo la seconda parte della sua conferenza stampa. Aveva sempre detto che non era preoccupato, no, mister, come di queste partite, però le chiedo quanto è sollevato da questa vittoria che chiude un periodo di 5 giornate senza vittoria e quanto è sollevata anche la squadra, che forse era quella che accusava di più, no, il peso di non riuscire a vincere. No, allora, che io fossi tranquillo, sì, insomma, non nascondo nemmeno i miei stati d'animo, quindi se sono incazzato si vede abbastanza facilmente. Invece ho sempre pensato che la squadra facesse le cose con logica e prima o dopo avrebbe ritrovato la vittoria, poi quanto prima o quanto dopo non lo so, è chiaro che averlo fatto ad Alessandria ha sollevato un po' tutti, perché il fatto che io sia sereno per come la squadra conduce le partite non va di pari passo al fatto che dopo invece nella realtà non le vinciamo, quindi avevamo necessità di trovare 3 punti perché la fase della stagione ce lo richiedeva. Dico anche che se non l'avessimo fatto vuol dire che ci meritavamo la posizione che ci abbiamo, c'è poco da recriminare. Ora noi abbiamo un jolly domani e 3 partite alla fine, dipende da quello che saremo in grado di fare noi e da che ci consentirà l'avversario, però detto questo quello che verrà fuori sarà il risultato che ci saremo meritati sul campo, senza se e senza ma. Volevo chiederle anche di Borghini, per la prima volta credo che per scelta tecnica lo ha preferito a Pinto, no? In questa stagione, potete se questa è una scelta che può indirizzare poi questo finale di campionato per quanto riguarda loro due, oppure se ogni volta poi ritornerà tutto in gioco per chi deve giocare, insomma. No, Borghini ha giocato per la seconda volta per scelta tecnica, perché pure a Busto Arsizio ha giocato per scelta tecnica. Ci sono delle coincidenze in un arco del campionato dove magari, non so, Gigi che veniva da una partita opaca a Carrara, l'unica che ha fatto opaca, su 30 che ne ha disputate, ha avuto un problema fisico, Borghini si è fatto trovare pronto come si era fatto trovare pronto prima di Natale. Ho preferito questa volta dargli la possibilità di stare in campo e ha risposto bene, come l'aveva fatto prima di Natale o come l'avrebbe fatto anche se a Natale avessi scelto di lasciarlo dentro il posto di Gigi. Non è una scelta definitiva per il semplice fatto che secondo me ho tanti giocatori, tanti, loro due sono due giocatori che se io faccio giocare Borghini e faccio giocare Pinto, secondo me la resa è la stessa. Alla fine Gigi ha giocato 30 partite, sono tante per un ragazzo del 98 senza esperienza, quindi è passato di netto dalla primavera a un campionato difficile come questo, su un girone difficile come questo, ha sempre risposto bene. La scelta tecnica delle ultime 2 partite non è una bocciatura per Gigi, come non è definitiva. Ora, magari la prossima ripresento Borghini, magari Gigi ritorna a disposizione e magari lo faccio giocare. Tendenzialmente quando posso, e questo non va, come posso dire, non è un difetto dei giocatori, questa è una cosa che piace a me, quando posso faccio giocare il sinistro a sinistra e il destro a destra, perché secondo me se vogliamo giocare a pallone in modo decente è una prerogativa, non dico imprescindibile, però importante, sì. Ora io metto Pela a sinistra e Pela a sinistra non è che lo metto in difficoltà, io ho provato a giocare centrale di destra che sono un mancino e sono rovescio, alle volte posso creargli una difficoltà che non ha di solito sulla parte destra, è di intervento, è di tempo di intervento, è di costruzione perché va sul piede rovescio, vediamo che succede. A questo proposito, infatti la prossima domanda riguardava i due mediani, cioè Buglio e Foglia in questo caso, ecco perché a volte giocano contropiede e poi invece ad Alessandria li ha invertiti, no? Durante la partita, ecco, quella scelta da cosa dipende? Da che vedo durante la partita, tendenzialmente mi piace che giochino piedi invertiti perché vanno al tiro, ho più possibilità che vadano al tiro sul loro piede, quindi se Buglio gioca a destra si trova dentro il campo col sinistro, è più facile che vada al tiro, e per Foglia uguale. Quando li cambio può essere che vedo che, siccome noi andiamo fuori con le mezzali sui terzini, può essere che vedo che è una squadra spinge particolarmente da una parte, allora ci metto Fabio più delle volte perché è un giocatore non è un giocatore strutturato ma ha grande veemenza agonistica, quindi alle volte compenso con spostando loro due, oppure in base a come gioca l'avversario, tante volte si giocano con un centrocampo a 4, quindi sono piatti senza protezione dietro, quindi senza il Basit nostro dietro, preferisco che giochino i piedi invertiti perché ai giocatori viene normale sbarcarsi alle spalle dell'avversario, può essere una soluzione pericolosa per gli altri, ecco, vado in base a che
a che vedo o a che penso che possa fare l'avversario. Loro due, a loro due spalle. Di nuovo insieme, adesso nel finale parleremo proprio, ecco, di, diciamo, vorrei chiederti appunto cosa ne pensi di questa situazione che si è venuta a creare a livello societario. Intanto sentiamo anche l'ultima parte di Dal Canto, che è quella dove poi ci sono dei bambini che fanno delle domande all'allenatore dell'Arezzo e sono venuti fuori delle cose interessanti. Sentiamo. Grazie, complimenti per il successo di Alessandro. Grazie. Lei nella conferenza stampa precedentemente aveva detto che era importante vincere Alessandro per arrivare a 58 punti e andarsela a giocare con l'Empoli. E quindi a 58 ora ci siamo. Sì, ho detto dopo la partita di Alessandria che secondo me è un traguardo storico, però i giocatori hanno fatto cammino devastante fino a questo punto. Oggi credo che con la vittoria a tavolino siamo a meno un punto dall'andata come tabella di marcia. È difficilissimo rifare i punti al ritorno che si fanno all'andata, a meno che una squadra non sia la squadra che pretende la promozione. Ecco, quindi io credo che i giocatori abbiano fatto una cosa straordinaria. Non ci basta, perché oggi a 55 punti siamo settimi. Io a 58 dopo domani sera voglio vedere che succede, però testimonio il fatto che comunque, come avevo previsto, ci sta che 5-6 squadre superino i 60 punti. Il nostro girone è una cosa che succede di rado. Purtroppo siamo capitati in un girone estremamente difficile, con tante retrocesse dalla B, o che non sono state promosse per meriti che magari avrebbero acquisito l'anno precedente, quindi non so, c'è da fare i complimenti ai ragazzi. Non so se adesso mi porta avanti, no? Però nella gara d'andata l'Arezzo, proprio contro l'Entella, fece un grande primo tempo. Poi fu condizionato dal gol subito a inizio rimetto. Dopo un girone, quanto è cresciuto questa Arezzo? Cresciuto sicuramente sì, perché ho testimonio i risultati. All'andata ne facciamo in generale una buona gara, pure nel secondo tempo. È normale che in un primo tempo dove l'Entella non ci ha mai messo in difficoltà, che nel secondo tempo possa fare qualche cross, qualcosa di pericoloso, è il minimo indispensabile per una squadra che annovera quei giocatori lì. Andiamo a giocare una partita importante, delicata, in un campo difficile, con il pubblico di casa a favore per loro, con una gara che può essere decisiva per la promozione per loro, però può essere decisiva pure per noi, per la posizione di classifica. Quindi andiamo, e non è vero che non abbiamo niente da perdere, perché noi dobbiamo scalare qualche posizione di classifica. Vediamo che succede. Io resto l'idea che ho meno paura dal punto di vista, meno paura nel senso sportivo, di andare a fare partite del genere dove magari vado là e prendo tre schiaffoni e vado a casa, ma posso pure andare a fare un'impresa, che andare ad Alessandria a giocarmi una partita come lunedì sera. Quindi credo che tutti i miei calciatori non vedono l'ora che arrivi giovedì, e tutti vorrebbero far parte di una partita del genere. Quindi, sono le classiche partite che si preparano da soli. Sì, è una delle poche partite per cui tornerei a giocare io. Che non mi va più, però quando ci sono queste gare qua, insomma, l'adrenalina che ti dà l'importanza della partita è una delle cose che fa galleggiare le persone in questo mestiere qua. Quindi. Grazie. Volevo chiederle come è andato l'incontro di ieri con gli arbitri, se è venuto fuori qualcosa che, insomma, l'ha tranquillizzata un po' per quanto riguarda il rapporto con loro, o qualche elemento di novità, oppure è stato il solito incontro che si fa che poi magari non lascia... No, allora, faccio una premessa, così la smonto subito, che nonostante io sia stato espulso 2 o 3 volte, ora non me lo ricordo, ho comunque sempre avuto un buon rapporto con la terna arbitrale, per il semplice motivo che di solito non protesto mai. Quando vengo buttato fuori per un altro motivo, perché la regola giustamente lo impone, però è difficile che io... anche se viene fuori qualcosa di clamoroso come, non so, il rigore che non ci ha dato a Cuneo, ecco, robe così, ci può stare, insomma, una protesta, però non ho mai avuto screzi con le terme arbitrali. Quindi l'incontro di ieri è stato molto distensivo, purtroppo perché l'hanno detto loro stessi, insomma, fatto di giovedì consente a pochi allenatori, pochi giocatori e poche società di essere presenti, perché giovedì noi siamo a riposo, quindi non ci abbiamo problemi. Avessimo giocato dopo domani, magari non ci andavo nemmeno io. Invece sarebbe opportuno che la cosa fosse allargata un pochettino a tutti e che ci partecipassero tutti. Il clima è stato morbido, loro sono aperti a qualsiasi discussione. Rimane un...
c'è un problema di fondo, che le regole non le fanno loro. Quindi loro devono attuare delle regole fatte da altri, noi dobbiamo rispettare delle regole che loro attuano fatte da altri. La cosa stride un pochettino. Giustamente Nicky ha fatto presente che più andremo avanti, più ci saranno degli ex calciatori che faranno parte dell'International Board o della FIFA o di Tizio o di Caio, e ci sta che le regole su alcune cose delicate, su, abbiamo toccato ieri molto il discorso del calcio di rigore, la vicinanza del fallo di mano, è stato fatto ne faccio uno ad esempio e dopo basta. È stato fatto un esempio clamoroso: se uno prova a giocare a pallone, prova a fare una scivolata, un colpo di testa, si accorge che le dinamiche delle mani devono essere fatte in un certo modo. Io oggi non posso dire, ma non posso dire, non mi va a vedere un mio calciatore che vada ad affrontare dentro l'area di rigore uno che tenta di dribblare con le mani dietro la schiena, perché se lo si sposta la palla è saltato. Però se gli dico che deve rimanere naturale e gli batte sulla mano il calcio di rigore, perché è una norma fatta da uno che non ha mai provato a fare un uno contro uno dentro un'area di rigore. Questo è il problema di fondo. Io capisco gli arbitri che, non facendo loro le regole, però la devono mettere in atto, e poi uno di noi si avvelena perché subisce un rigore, perché uno va a fare una scivolata e non può andare a fare una scivolata così, perché sennò lo ricoverano in ospedale, però subisco il calcio di rigore. Quindi ci sono delle cose che andrebbero messe a posto, che non sono dipendenti da loro. Sono d'accordo con loro che più andiamo avanti, più, anche se secondo me questa roba qua rispetto agli anni in cui ho giocato io è migliorata molto, ci sia più collaborazione da parte dei giocatori e degli allenatori, meno proteste, anche se ancora siamo avanti, perché alla fine, come io sbaglio a fare una sostituzione, un mio giocatore sbaglia a fare qualcosa, ci può stare che l'arbitro sbagli. Ora te la dico così perché domani non gioco, però magari se mi capita il sabato non sono così disteso. Fa parte del lavoro. Ma questo è un esempio che abbiamo toccato, ce ne sono tanti altri, però alla fine capisco loro che non fanno le regole, quindi loro le attuano. Puoi giocare così? No, non si può fare. È impossibile, se no, voglio uno che non solo mai tirato un calcio a un pallone, ma probabilmente ha visto anche poche partite, perché se no non sarebbe impossibile. Allora, se avete finito le domande, passiamo ai nostri ospiti, quindi non so chi di voi vuole fare una domanda al nostro... Perfetto, puoi venire qui, ti do il microfono, così ti presenti anche al mister e fai la domanda, vieni. Vai, presentati prima e poi fai la domanda. Mi chiamo Riccardo. Ciao. Te lo tengo io, cosa, vai. Cosa provi durante le... partite? Dipende da che succede. No, in generale è un lavoro che ti dà un sacco di emozioni, penso che sia pure giusto che una persona le viva nel modo più naturale possibile, perché se tutto quello che succede passasse come se niente fosse non sarebbe nemmeno bello. Quindi ci sono le volte dei momenti brutti durante la partita, delle volte dei momenti belli. Quando ci sono dei momenti brutti mi arrabbio un pochettino, quando ci sono quelli belli tento di esultare più che posso. Altre domande o passiamo al tuo collega? Hai un'altra domanda? No. Chi è che vuole fare? Prego, vieni qui davanti. I ragazzi della Pioborri. Sono preparati, Vedo. Sei pronto? Sì. Vai. Mi chiamo Margherita. Ciao. Cos'è che ti lega al tuo lavoro? Cos'è che mi lega al mio lavoro? O torniamo qua, dove vuoi? Allora, fondamentalmente sono stato fortunato che ho fatto come lavoro prima il giocatore e poi l'allenatore. È come se uno di voi della vostra età avesse la passione del gioco del calcio e poi un giorno diventasse il suo lavoro. Ecco, a me è successo questo, quindi penso che sia il massimo che un bambino sogna quando è bambino. Ora io sono un po' meno bambino e sono contento che, insomma, la passione che ho avuto sia diventata il mio lavoro, ecco. Altre domande, Margherita? No. Chi è che vuole fare un'altra domanda? Prego, qui davanti. Bene, vieni qui, presentati e fai la domanda, vai. Mi chiamo Diletta. Ciao. Cos'è che ti piace dello sport? Grazie mille, Diletta. O ti metti a sedere qui o torni dove eri prima, scegliete. Allora,
Io ho fatto uno sport di squadra, quindi sono abituato, come nella vostra classe, quindi sono abituato, sono stato abituato a confrontarmi con altri miei compagni e oggi gestisco dei ragazzi che lavorano con me, il mio staff e dei giocatori che fanno parte della nostra squadra, quindi il confronto con le persone credo che sia una cosa che aiuta a crescere, questo vale sia alla vostra età ma soprattutto alla mia, perché alle volte noi più grandi facciamo più danni di voi piccoli. E credo che sia stata una palestra, un insegnamento importante nella mia vita rispetto a uno sport singolo dove alla fine gareggio io con un altro e non ho nessun tipo di confronto. Questo invece secondo me è stato un valore importante, ecco, durante la mia carriera. A posto? Altre domande? Sono finite, non ci credo. Un'altra? Facciamo l'ultima. Non c'è nessuno? Tutti timidi. Vedo una penna però, no? No. Vuoi venire a fare la domanda? Vieni qua, raggiungici. Facciamo l'ultima domanda. Se non ce ne sono più, se no continuiamo a farli. Vieni, te lo tengo io il microfono. Presentati. Alessandro. Ciao, sei come me. Perché hai scelto il calcio come sport? Perfetto. Grazie. Non è una cosa che ho scelto, nel senso che alla vostra età poi mi sono messo a giocare come fate voi con i vostri amici, con i miei compagni, e poi alla fine è diventata una passione, anche se il calcio in Italia è un po' lo sport che va per la maggiore, quindi diciamo è una cosa che ti viene naturale, non è una cosa che scegli. E poi, come ti ho detto prima, sono stato fortunato che sia diventata più della passione che ho avuto da bambino, insomma, si è diventato il mio lavoro. Però è una cosa che da piccolo non scegli quello che vuoi fare. Ti viene naturale fare uno sport e poi vedi che magari ho visto che nel corso del tempo avevo delle attitudini e ho continuato a provare a fare il giocatore. Allora Martino, nel finale di trasmissione che idea ti sei fatto, ecco, di questa situazione? Adesso c'è un attimo, l'abbiamo già detto in passato, di come dire, una sorta anche di non belligeranza, diciamo, tra i soci, soprattutto tra la Cava e Anselmi, anche perché insomma, c'è in palio comunque un obiettivo importante, quindi sarebbe deleterio, già è stato deleterio quanto è andato avanti, no? E siamo stati anche fortunati che alla fine grossi danni sportivamente non ci sono stati dal punto di vista, diciamo, della squadra, quindi dobbiamo dire che insomma hanno fatto bene per il momento a lavorare sotto tracce per cercare di risolvere magari questa problematica. Però il futuro come lo vedi? Ma io credo che comunque la squadra qualche riflesso l'abbia sofferto di questa situazione, perché era nelle corde dell'Arezzo di poter arrivare secondi o terzi. E se andiamo a rivedere i risultati sia in casa che fuori casa, molti punti l'Arezzo li può aver persi per questa situazione. È una cosa troppo ambigua e la cosa che dispiace è che tutte le volte Arezzo c'è sempre qualche inghippo, che magari crei un bel gruppo tra giocatori e allenatore e allora c'è qualche problema in società. Hai una società forte, viene creato un problema tra il gruppo e l'allenatore. Purtroppo noi bisogna conviverci, anche se io credo che se non si fa le basi prima, e secondo me questa è una società che non so quante basi solide possa avere, e di questo ne sono dispiaciuto. Io, a livello di come sì, ti posso dire, sì. Non saprei come intendi base organizzativa, base di che tipo? Base del tipo che non, secondo me non ci sono certezze, cioè la Cava se si trova solo io non credo che abbia voglia di continuare a investire soldi in una società che sì, ci può essere un ritorno economico in altri giri, ma se no non è che lui è un aretino e è venuto qui ad Arezzo a fare calcio, lui è venuto qui ad Arezzo perché era amico dei Pieroni. Ci sono insomma indiscrezioni, voci che girano, che si sarebbero riaperti dei fronti no, di vecchie ipotesi, diciamo, di gruppi, di uno in particolare che in passato, diciamo, si era mostrato interessato sia alla precedente società, quella per intenderci prima del fallimento, e anche a questa nuova dell'estate scorsa, e quindi a quanto pare qualche contatto è iniziato, e quindi probabilmente parallelamente alla parte sportiva
ci sarà da attendersi qualcosa anche di evoluzione societaria, anche perché in qualche modo questa situazione dovrà evolversi, perché è chiaro che con questa frattura che si è creata tanto avanti non si potrà andare. Facciamo una società solida, una società seria, con gente che ha voglia di investire, perché magari anche un po' di campanilismo ce lo mette, e poi dopo il personaggio giusto lo puoi trovare. Io, se c'è qualcuno o qualche gruppo o qualche personaggio che veramente ha voglia di venire a fare calcio ad Arezzo serio, io lo aspetto a braccia aperte. Ringraziando sempre la Cava, perché comunque ha fatto, cioè senza di lui ovviamente la situazione non nasceva proprio. No, non nasceva, però è anche vero che il problema nasce ora, perché c'è da fare la programmazione del prossimo anno e la chiusura di quest'anno, quindi... E sappiamo che invece qualche problema ora c'è. Io sto parlando per quello che si sta vivendo, per quello che si dovrà affrontare ora, non certo per il passato. Per il passato alla Cava bisogna dirgli solo grazie. E grazie anche per quello che ci hanno fatto vedere finora. Assolutamente. Grazie a Martino, a prestissimo e alla prossima settimana.